Fosse più qualificante lavorare con attori non attori, cioè attori non professionisti, perché hanno collaborato molto di più al progetto con molto più entusiasmo come avrebbe fatto un attore professionista. Questo sarà per il suo prossimo film una linea che lei perseguiterà, cioè lavorare con attori non professionisti. A mixture of both. I like working with non-actors because they don't care, and that they're not too obsessed with how their face will look on the big screen. And they're not going on to make another film afterwards, so they really give you everything, because this is going to be the movie that they're in their life. This is the one movie that they're going to star in. So non-actors, I like the kind of atmosphere between working. But I do think that sometimes it's necessary to get professional actors to do certain things, because professional actors are very, very gifted, very skilled people and artists, and sometimes there are things that non-actors just simply cannot bring to life. For a film like this, it's perfect, because I really wanted them to be themselves, I wanted them to kind of stumble over the dialogue and not, you know, it's not Shakespeare, it's the type of dialogue that you can change and make your own and overlap the dialogue and make it seem very realistic. So I think non-actors work very well for this. But I think it depends on what film or what project you're making. Like, we just made a TV show before this, which we used all professional actors in. And you couldn't have used non-actors in it, because they were, you know, one episode they would be having an abortion, and in the next episode they would be getting married, and in the next episode they'd have a miscarriage, or, you know, there'd be a car crash, or they had to go through such a range of emotions. It would be very hard to find a non-actor to be able to do those things, and that's what actors are incredibly good at doing, or they're good at being outside themselves and doing these amazing things. So I would like in the future for my career to mix. So for certain roles, like, I'm making this American film, and I hope to get, you know, a big named actor in the lead role, because he has so much to do, the lead character. But then in other roles, I'd like to just meet people on YouTube, or, you know, get my mates, my friends involved in it, or, you know, discover some young Irish actor or you know, non-actor, and mix and match, so the whole film has a kind of a fluid kind of feel to it. Beh, sicuramente in futuro vorrei continuare a fare un po' entrambe le cose, cioè continuare a lavorare con non attori o appunto attori non professionisti e veri attori, a seconda appunto del film. Innanzitutto mi è piaciuto finora lavorare con non attori, perché sicuramente ti danno tutto loro stesso, cioè non sono persone che girano un film dopo l'altro, si concentrano totalmente in quel film, ti danno tutto loro stessi, perché sicuramente quello è il film, forse è l'unico film che faranno nella vita, e quindi non sono né ossessionati da come verranno sul grande schermo, ma veramente ci danno tutto, perché forse poi è un'esperienza che non ripeteranno più. Però a volte sicuramente hai bisogno invece di attori professionisti, perché poi non attori non sono in grado di interpretare tutti i ruoli. Per questo film, diciamo, era perfetto, un film che doveva essere molto vicino alla realtà, un film che parla dell'incontro di due ragazzi in cui c'è anche questa difficoltà che forse dell'inglese, dell'italiano non si coglie, ma se avete visto la versione originale, difficoltà anche di linguaggio, di comunicazione, quindi anche le incertezze dei dialoghi, delle battute, non è Shakespeare, non devono recitare Shakespeare, quindi devono anche essere reali, realisti, e quindi sicuramente due non attori vanno benissimo per questo film, per l'effetto che questo film voleva, diciamo, raggiungere. Ma prima di questa avevo fatto una serie televisiva dove invece avevamo utilizzato tutti attori professionisti, perché è una serie in cui in un episodio si sposano, in uno divorzio, in un altro hanno un aborto, in un altro c'è un incidente automobilistico, sicuramente questi attori da una settimana all'altra devono interpretare una tale gamma di emozioni che sicuramente un non attore non sarebbe in grado di farli. Quindi vorrei continuare a lavorare con entrambi, diciamo, questo tipo di categorie, e per appunto a seconda di quella che è la storia. Ad esempio, in futuro dovrei fare questo film negli Stati Uniti, che forse per il ruolo del protagonista ci sarà bisogno di un attore professionista, però poi anche di un grande nome, però poi vorrei anche metterci invece tanti dei miei amici, tante delle persone con cui lavoro sempre, tanti attori irlandesi o non attori ancora poco conosciuti. Vorrei continuare a fare entrambe le cose. Yeah, it's called Townhouse. Townhouse,
T-O-W-N-H-O-U-S-E. So that is, you know, a townhouse being a like the city dwelling of wealthy people. So it's set in Boston, and it's set entirely in a house, and it's about a guy who suffers from agoraphobia. You know, so I probably shouldn't say this yet, because the film isn't actually greenlit yet. So maybe I won't be making it. Maybe they won't give me the money to make it. But I'm writing it at the moment, and it's a very interesting film, like a blackly comic kind of thing about this character who's trapped, who's a prisoner in his own mind, in his own house. And there's lots of songs in it, and I've written actually a couple of songs as well, which I'm very nervous about. Because the songs and ones are so good, I think mine are rubbish. Si chiama Townhouse, è un film appunto che è ambientato a Boston e che si svolge tutto all'interno di una casa, perché appunto c'è questa ragazza che soffre di agorafobia, però non posso parlare troppo perché ancora, diciamo, non è stato dato il via ufficiale al progetto. Ci sto ancora lavorando, sto ancora scrivendo, ci sarà anche, diciamo, della musica. Infatti ho scritto due canzoni, ma per il momento, insomma, ancora non sono proprio super soddisfatto, ma sicuramente sarà una storia un po' dark, appunto, in cui si parla di questa ragazza che è intrappolata sia nella sua mente, appunto, è chiusa in se stessa, che in questa casa. Però ecco, non posso dire di più perché ancora non è ufficiale.